10 idee di futuro, che naturalmente non è il mio programma elettorale, ma sono 10 contributi che vogliamo dare alla città per il futuro. Naturalmente dovranno essere arricchiti e naturalmente saranno arricchiti e affinati con altre proposte anche più significative e più importanti. Queste hanno il pregio e il filo rosso della realizzabilità, sono progetti concreti già testati sui quali lavoreremo. Ne cito alcuni perché naturalmente le persone li potranno ricevere a casa attraverso una spedizione che personalmente ho voluto fare. Cito quello relativo all'università: noi proporremo un rappresentante degli studenti in consiglio comunale. C'è una proposta che riguarda lo sferisterio allungherà la propria stagione a una settimana che comprende anche il Ferragosto, perché cercare di far sì che tutte le attività possano beneficiare del traino di questo straordinario veicolo promozionale culturale della città, che ha avuto in questi anni un successo incredibile. E mi piace ricordare naturalmente, anche guardando alle famiglie, ai giovani, gli interventi che riguardano le palestre delle scuole, perché realizzeremo la palestra di via 4 novembre e quella del convitto. Ce ne sono altri, naturalmente piuttosto che con slogan noi andiamo avanti con risposte concrete e con proposte concrete, come abbiamo sempre fatto, senza polemiche, ma guardando e cercando di lavorare insieme alla città.